al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nei secoli dei secoli, oh.
Vanto di Giacobbe suo predio.
In ogni circostanza benedisci il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Thank you.
Nella bellezza del tuo crescere e del tuo scoprirti sempre più te,
mai sola. In te, Abir, nella tua vita, che è vita risorta, che come ci dice oggi Gesù, è questa, sì, ma è anche sempre ulteriore. Dona, Signore, a entrambe di vivere il tuo amore che è da sempre, nell'oggi concretissimo della vita tra noi e col mondo, nell'oggi dove già tutto era chiuso, misteriosamente e per sempre. Preghiamo. Conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore. Ringraziamo, Padre, con le parole che Gesù ci ha lasciato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti, tu hai voluto oggetti di pace e non di afflizione, condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della ritorsione e della vendetta, suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce